Sì, una buona squadra, anche se stasera non abbiamo, secondo me, giocato al nostro livello, però importante, abbiamo battuto il Saint-Étienne, sono 3 punti in più e ogni giornata che passano stiamo lì, primo in classifica con 8 punti di differenza e ogni volta è più difficile per gli altri, dobbiamo continuare così. Campionato, quest'anno avete pareggiato col Monaco, con Lille, prima grande vittoria forse importante in campionato. È vero, soprattutto Saint-Étienne che è sempre una squadra difficile di giocare contro e oggi siamo riusciti a fare un grande primo tempo, secondo me. Potevamo fare 2-3 gol facilmente e il secondo tempo ha cambiato completamente la partita, l'allenatore loro hanno messo tanti giocatori davanti, quindi abbiamo trovato difficoltà per giocare, non riuscivamo mai a salire con palla a piede. Loro hanno giocato bene la seconda metà, però abbiamo giocato la nostra partita al secondo tempo. Abbiamo la fortuna di pensare su noi stessi, di pensare che se vinciamo tutto qui alla fine il Monaco può fare quello che vuole. Arriviamo prima di loro, quindi penso che il Monaco ci si deve vedere poco perché abbiamo 8 punti di vantaggio. Penso che sono molti, quindi sta a noi cercare di gestire al meglio questo vantaggio e cercare di vincere tutto qui alla fine. Sì, sicuramente sì, perché noi vediamo che l'obiettivo è sempre più vicino, quindi era importantissimo per noi cercare di vincere e così siamo riusciti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare.